Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Gabriele, buongiorno. Ubaldo, buongiorno e buon appetito a tutti. Buongiorno Mimmo. Ciao Mimmo. Come stai? State? Noi bene, un trionfo. Sì, la Fiorentina? Sì, anche. Come anche, soprattutto? Anche. Ti è piaciuta Mimmo? Ma no, mi è piaciuto il fatto che la Roma ha guadagnato 3 punti sulla prima in classifica nel turno dell'ultimo turno di campionato, quindi credo che non si potesse sperare di meglio, no? E quindi va bene così, va bene così, va molto bene così. Mimmo, dica. Commentiamo Roma-Carpi o ci proiettiamo subito verso Bate Borisov-Roma? Ah, insomma, Roma-Carpi è stata una partita facile perché la Roma l'ha interpretata subito bene, perché il Carpi ha giocato veramente male, in porta c'è un citofono e non un portiere, e di conseguenza è venuto tutto molto semplice, anche se, come posso dire, magari la voglia di strafare in avanti ha portato la squadra a sbagliare un pochino dietro, ma poi queste sono cose che pian piano miglioreranno, perché abbiamo visto che dipende molto anche dall'avversario, forse un Baldo, no? Se tu pensi che contro il Barcellona hai fatto una fase difensiva in quel modo, poi non è possibile che concedi 3 occasioni al Carpi. Detto questo, la Roma ha vinto, doveva vincere, ha segnato il primo gol su azione di calcio d'angolo quasi, e questa è una cosa che mi fa molto piacere. Sabato nel parlare con Valentina e con Marco Madeddu, io speravo che la Roma vincesse la partita 1-0 con gol sul calcio d'angolo. Il fatto che la Roma comunque abbia aperto la marcatura in gol sul calcio d'angolo, azione su sequenza al calcio d'angolo, fa molto piacere, perché vuol dire che voglio sperare che questo significhi che si è lavorato veramente sulle situazioni di palla inattiva. C'è stato un messaggio che non ha letto oggi Riccardo, no? Che sì. Allora, di solito Riccardo prima... lo salutiamo, no? Sei andato a mettere i mutandoni sì. Dell'acqua. Sì, ha preparato la chita del piccolo del pista. Pure la frucca che tiene più calda la capoccia, poi si mette il cappelletto e tutte queste. Allora, il messaggio di Riccardo prima delle partite è Ubi. Così, no? Capito? Che c'era? Volgare, eh? Allora io ho risposto, ci pensa Gervinho, falli tirata fuori aria, come se fosse allenatore, no? Però te posso dire una cosa, caro Ubaldo Righetti, allenatore di calcio, sì. Portiere non deve respingere mai dritto per dritto sul dischetto del rigore, quello va bene. Guarda Andanovic anche, insomma. Ah, lascia per Andanovic, ha fatto una cosa brutta. E voglio dire, ma nella logica non ci doveva stare un'altra persona lì a prendere il tapin invece di Cervinio? Nella logica proprio. Edin. Esatto. Però sì, poco fa l'avevo sottolineato questo, però Riccardo mi ha ricordato una cosa, ha detto guarda, lì già era infortunato e non se la sentiva di esatto, benissimo, perfetto. C'è sempre ragione Riccardo, che è il capo massimo, di andare ad aggredire l'aria. Esattamente, perché poi lui, secondo me, la cosa che Dzeko ancora non fa bene, ma che è nelle sue corde, è aggredire il primo palo, secondo me, perché forse non sa che c'ha dei giocatori che gliela possono mettere bene in quel modo. Lui forse era abituato a giocare in un altro modo, con dei cross diversi, però insomma parecchie volte sono cresciuti sti fendenti, come si dice una volta. Poi una partita così, risultato ampio, importante, 5-1, però lasci sul campo di battaglia. Mamma mia, che brutta cosa. Certo. Lasci sul campo da battaglia tre infortunati, 2 di natura muscolare, e questo potrebbe aprire il campo a qualsiasi tipo di ipotesi. Magari l'avete fatto questa mattina, no? No, sinceramente no. No, abbiamo no, l'abbiamo toccato in maniera leggera, visto anche la situazione dei giocatori, insomma. Quanti sono? 16, ne ho contati tra i convocati? Ma noi ancora non abbiamo letto, sinceramente. Beh, io ho visto l'elenco dei convocati, forse non erano eccoli ufficiali, qui. Ma eccoli qui. Mi è capitato di vederli. Li leggo, Mimmo. Vai, leggere così li conti anche. Tu li leggi o Baldo li conta? Lucas Digne, Rajan Angolan, Leandro Castan, Juan Manuel Iturbe, Mohamed Salah, Senando Maicon, Miralem Pjanic, Daniele De Rossi, William Banker, Alessandro Florenzi, meno male, Wojciech Szczęsny, Morgan De Santis, Gervinho, Vasileios Torosidis, Konstantinos Manolas e Sali Uchan. Quindi? 16? Sono 16. Conta, dai. 2, 4, 6, dai. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. E vabbè. Non so tanti, Per no. Niente, Mimmo. Per niente, Mimmo. Non so, lì la lista UEFA... Diciamo che
Ovviamente adesso, sapendo che ci stanno tre giocatori che non possono essere impiegati, forse si poteva fare in maniera un pochino diversa. Ma nemmeno un giovane, oppure vengono inseriti in una lista a parte? Sì, nella lista B, eccetera, eccetera. Però insomma, forse si poteva fare qualche cosina di meglio, insomma, va bene, perché poi magari nella prossima saranno tutti a disposizione. Quindi. Però qui andare a giocare una partita fuori casa in Champions nel 16, è vero che ci sarà la possibilità poi eventualmente eccetera eccetera, però insomma fa un po' effetto, diciamo così, no? Però va bene, fa freddo, Riccardo si coprirà, eccetera eccetera. Formazione archiviata. Mimmo, 14 gradi la massima, 4 gradi la minima. A 4 sopra o 4 sotto? 4 sopra. La notte è 4 sotto. Vedrai te. Se devi portare proprio la copertina dei Bai al seguito, capito? Accidenti. E poi è un problema suo, cioè, Vanna, vuoi fare il gagliardo? La devi fare il gagliardo. Allora Roma Carpi archiviata, va bene Ubaldo? Sì. Allora sì. Szczęsny, mi sembra di capire che poi questi due mesi che doveva stare fuori era una bella stronzata o no? Eh sì, un po' come Pjanic. Ma adesso è meglio stare larghi, capito Mimmo? Perché, lo sai chi c'era? Te lo ricordi Ernestino, Uba? Come no? Ma che ha fatto quello? Niente, quello ce n'aveva almeno un mese e mezzo. Poi magari era una settimana pronto, no? Sì. Poi dopo, Quanti fischietti hai sentito, Uba, in vita tua? Lo so. Vabbè. Ma comunque, meglio così? Io penso che giocherà De Santis, anche se Szczęsny è recuperato. Però De Santis è stato molto bravo non a parare il calcio di rigore, secondo me, ma a prendere la ribattuta, che era molto molto più complicato che prendere il calcio di rigore. Anche sul primo tempo, sull'azione di Borriello. Sì, sul tiro di Borriello ha fatto una grande parata, assolutamente sì. Vedi, quando c'è da dare, si dà, quando c'è da calare, com'era? È quello lì. Quando uno sbaglia lo dice, quando uno non sbaglia... Quindi formazione quella, no? Scontata, con Van Kerr in campo... Van Kerr mi sembra che... Il rientro di Florenzi e con i Turbe dall'inizio, Gervinho confermato. E Salah. Chi fa il centravanti, Gervinho o i Turbe? Ma si alterneranno, secondo me. Però nella testa di Garcia, secondo me, c'è Gervinho. Ma io metterei più i Turbe lì in mezzo. Forse per un ruolo di più esterno, logicamente, però per un ruolo di copertura te lo garantisce più duro. Quanto c'è? Sì, dipende poi Pjanic che te fa Pjanic. 4-2-3-1, 4-3-3, 4-1-1-3, potevano fare tutti gli stili e tutti i numeri che c'è, pare. No, che poi è Pjanic quello che determina un po' la situazione, no? Ma secondo te, Uba, è vero quello che si dice ultimamente in giro, che Pjanic gioca bene perché non c'è Totti? È una grande cavolata. La spiega, perché qualcuno magari è convinto, ma io gioco meglio con quelli bravi, assolutamente sì. Però sai, siccome qualcuno tempo fa ebbe modo di dire che Pjanic e Totti non possono giocare insieme. Sì, è il primo anno, quella catena di destra, quando saliva Maicon, quando saliva Totti che si spostava, quando andava Pjanic a giocare lì, c'era un esterno anche offensivo, dai. Però era una Roma diversa, era diverso l'allenatore, sì, ho quello capito. Che diceva queste cose. Comunque, va bene così. Allora, Bate Borisov... Si giocherà alle 21:45 locali, giusto Gabriele? Sì, sono un'ora avanti. Un'ora avanti, quindi farà un freddino che... no? Niente male. Niente male. Che cosa ti aspetti, Ubaldo, la vittoria? Beh, sì. Nel senso, ovviamente, anch'io mi aspetto. Guarda, nell'emergenza ti dico questo, Mimmo, mio pensiero. Nell'emergenza... meno. Nell'emergenza, nella fase offensiva. Sei un cattivone, sei. Dico che anche adatta per questi tre giocatori, ti parlo di Salah, di Urbe e di Gervinho, se riescono a interpretare bene. Bassotti, dicevi, insomma, quella sì, in velocità. E il Bate che partita farà, secondo te? Cercherà di approfittare, gioca in casa, che fa? Ci proverà. Che fa? Solo possesso palla? Ti prendi di rimessa? È anche quello più adatto alla Roma, no? Diciamo, in un certo senso. Va bene, quindi noi siamo tutti tranquilli, dai. No, tranquilli, poi le devi sviluppare le cose. Assolutamente, perché... sì, però io ti faccio una domanda, indipendentemente Roma Carpi, il valore del Carpi e l'attesa della partita di Champions, tu hai visto una Roma, come posso dire,
migliore rispetto a quella di Genova, perché la Roma non era Io ho detto è riuscito a fare un buon allenamento, un ottimo allenamento. Ma com'è possibile che dice dai proviamo allora esercitazione catena di sinistra, ok, sviluppo, appoggio dietro, inserimento, perdi un metro, ne guadagni tre, palla avanti, palla dietro, inserimento senza palla, e ok, perfetto. Vabbè, proviamo le conclusioni da fuori area, da distanza, perfetto. Proviamo le... Ma com'è possibile? Adesso io so che tu gli vuoi bene perché è mezzo paesano tuo, ma Piastori ha fatto la figura proprio di... Ha capito proprio niente. Ma che devi fare? Ma allora io ti dico una cosa. Devi fare legna? Che devi fare? No, deve giocare in maniera magari più attenta, non lo so, però è un problema suo. Attenta, Mimmo, ma non ha messo quel furore di una squadra che si deve salvare, insomma. Però spiegami una cosa. Vorrei anche rivolgermi a quelli che dicono ammazza 5 per Scarpi, è facile. Pochi giorni prima il Scarpi aveva fatto 0-0 col Napoli, Sì. Aveva fatto 10 gol in due partite. Allora io ti chiedo, quanto c'è stato di Roma, di bella Roma nella partita, e quanto invece il Carpi che non ce l'ha messo? Perché io non so così sicuro che il Carpi non ce l'abbia messo, Io penso che Roma abbia fatto una bella partita veramente. No, è riuscito a fare, ma messo in risalto tutte le difficoltà del Carpi, qualità, che non c'è qualità, con tutto il rispetto per Castori. Assolutamente. Non c'è, perché poi se tu guardi le iniziative, chi è riuscito a farle? Boriello, che è un po' come livello. Cioè, Boriello lì sembra Cristiano Ronaldo in qua squadra. Capito, cioè... Che l'uno che l'ha fatto un'azione individuale, personale, e poi il gol. E poi per il resto? Niente. Per il resto niente, però dopo quelle due o tre volte che si è presentata nella metà campo avversaria... Tu hai visto che questo è un campionato strano, lo vogliamo dire, no? Sì, ma un po' tutti quelli europei sono strani, Mimmo. Villarreal in testa... Questo però è, come posso dire, è un campionato che probabilmente, se qualcuno avesse scommesso qualcosa che la classifica sarebbe stata questa dopo la sesta giornata, probabilmente nessuno avrebbe portato a casa i Copechi, perché... Sai, l'Inter poteva essere etichettato come una squadra che poteva far bene, ma insomma addirittura sta lì, è vero che ha perso, però comunque in testa della classifica. La Fiorentina è una grande sorpresa, ma dietro Sassuolo-Torino ad esempio sono due squadre che... Ma che cosa hanno in comune, però, Mimmo? Questo un po' lo facciamo. Il gioco, Sassuolo e Torino? No, dico anche il resto, la Fiorentina anche va riconosciuto, no? Cioè non è che la prima partita... Sì, anche partita... se ti devo dire una cosa, che noi abbiamo negli occhi la partita ieri sera della Fiorentina. A Firenze, io ho modo di parlare spesso anche con qualche collega di Firenze, loro sono assolutamente convinti che Paolo Sosa sia la reincarnazione di Trapattoni. Tu hai visto una squadra trapattoniana? Ma per niente, ma zero. E allora? Di Trapattoni. Zero. Esatto, ma ti posso garantire, a Firenze la diceria è arrivato il nuovo Trapattoni. Ma come carisma? Ma no, come proprio tutti dietro e vediamo quello che succede. A me non mi sembra. Tutti che dietro? Lo so, però magari c'è qualcuno che il calcio è convinto che sia una scienza poco esatta, insomma. No, va dato atto alla Fiorentina e al suo allenatore ovviamente di essersi inventato Paolo Sosa un calciatore come Kalinic, perché comunque i gol, quando uno fa i gol c'ha sempre ragione chi lo porta a casa. E poi Ilicic è un giocatore che sta finalmente, per la Fiorentina ovviamente, tornando a esprimersi ai livelli di Palermo, insomma. Poi ci sono i giocatori che hanno fatto dei passi in avanti esponenziali, penso ad esempio a Marco Salonso, che veniva considerato un oro sull'acchione. Lo stavo dicendo prima a Ubaldo, lo scorso anno non ha giocato in maniera eccezionale, infatti... Però insomma alla fine poi lui giocava e Pasquale, quasi titolare della nazionale italiana, faceva panchina e continua ad essere così. Sì. Però la partita di ieri è di quella che parliamo, perché magari poi smetteremo anche di parlare di campionato, ha dimostrato forse una cosa, sapete? Che quando si diceva che l'Inter le partite le vinceva 1-0, che forza, 1-0 l'Inter, secondo me le rubacchiava sempre. Poi è arrivata ieri la partita, che 20 minuti prendi 3 gol, hai preso in 20 minuti tutti i gol che avevi preso prima, quindi si fa presto a fare degli elogi sperticati. Voi ve ne eravate accorti, no? Era già partita tutta la gran cassa, no? L'Inter, campione d'Italia con 10 giornate d'anticipo, e piripì, però c'era Mancini e diceva fermatevi, guarda che
abbiamo appena cominciato a vedere i primi 10, poi qualcosa, no, tanto era partita tutta la gran cassa mediatica, paravan, televisione. Però io, Mimmo, scusa, continuo a pensarlo un po' che può essere la favorita, ma al di là di questa sconfitta, lo sai perché? Anche la Fiorentina fa le coppe, però mi sembra che... No, ho capito, perché tu mi devi dire le altre squadre che giocano con uno spessore tecnico-tattico come la Fiorentina, giocano così bene. Allora io ti dico una cosa. L'Inter ha trovato la difficoltà contro una squadra organizzata. E che benissimo. Esprime un grande calcio con delle buone e ottime individualità. Benissimo, però se io ti dico chi te prendi da qui a 2 mesi, lasciamo fuori la Roma, io ti dico chi ti prendi da qui tra 2 mesi nelle posizioni più alte della classifica, la Fiorentina, l'Inter o il Napoli? Ma se devo andare faccio l'Inter. A più del Napoli? Sì. Vabbè, sono opinioni, perché secondo me il Napoli quando pensa ad attaccare e parte per andare a far male all'avversario fa veramente male. Questo è vero da quando ha cambiato anche il sistema, perché assolutamente ha abbandonato il 4-3-1-2, adesso è il 4-3-3. Cioè, se io penso che da una parte c'ho uno come Higuaín, dall'altra uno come Icardi, comunque la bilancia pende dalla parte del Napoli. E se poi penso a chi c'è a corollario di Higuaín, penso che l'attacco del Napoli sia nei giocatori più forti di quello dell'Inter. Certo, dietro il Napoli c'ha dei problemi e Sarri anche se li sta gestendo abbastanza bene adesso. Se il Napoli attuale sapesse difendere come difendeva l'Empoli l'anno scorso, probabilmente il Napoli è in testa della classifica. Sì. Però c'è bisogno di lavorare. Stiamo parlando di tutte squadre e non comprendiamo la Roma volutamente, l'abbiamo specificato prima, se no qualcuno dice ma che parlate di... Non parla della Roma, perché delle altre, Riccardo, cioè. Prima di andare via, allora sostenere, dice sì, è vero, va riconosciuto il valore, la Fiorentina gioca molto bene, questo e quell'altro, però dice alla lunga i valori delle altre squadre verranno fuori. Io dico, ma sì, ma quando lo tireranno fuori? Intanto questi vanno avanti. No, ma perché c'è, secondo me, un altro problema, Ubaldo, è che probabilmente la Fiorentina non ha una rosa anche numericamente pronta per poter lottare per le primissime posizioni. Nel senso che le altre squadre, diciamo così, importanti, l'Inter, il Napoli, lo stesso Milan, se decideranno a capire che possono giocare in un modo e non un altro, hanno una rosa forse più importante di quella della Fiorentina. Ripeto, non parliamo della Roma, la stiamo tenendo fuori. Mimmo, dica. Continuiamo tra 2 minuti? Vai. Tra poco. Ciao. Mimmo. Eccolo qua, maglia grigia, terza maglia di questa stagione, ti piace? Beh, speriamo che non sia una prestazione grigia, però. Mimmo, ma l'ultima maglia della Roma, comunque, tu quando dici ti piace fai una domanda pleonastica, spiega un baldo che vuol dire pleonastica. La maglia della Roma è sempre bella. Che deve essere scontata. Deve andare 2-2, no? È scontata, una domanda scontata. Mimmo, l'ultima volta che la Roma ha vestito la maglia grigia era quella della stagione 2006-2007? Ritorno in Champions League? Beh, quella in Champions con l'esordio in casa con lo Shakhtar 4-0? Sì. Quella era la maglia color sudore, a dire la verità. Sì. Perché cos'era? Non c'è mai visto una maglia impregnarsi in quel modo. È vero, come è si vero. Dice antracite, io con i colori antracite. Vabbè, comunque sì, era una maglia particolare, devo dire. Bronzo, io bronzo. Ho apprezzato molto anche negli anni quella che sembrava la maglia del Palio di Siena, la ricordate? Bella, Mimmo. A me piaceva molto. Bella. Sarà che io sono un po' così. Del pareggio a Madrid quella, oh. Beh, anche la vittoria in casa con Lokomotiv Mosca e cose di questo genere. Mimmo, Van Kerr, che William, mi dici? William Van Kerr. Passettini corti, non ha la falcata ampia. Ha studiato un po' la situazione, no? Secondo me sì. Secondo me ha fatto il compitino e doveva fare quello. Sì. Perché non poteva fare lo sbrasone, via in tram, te faccio vedere io, palla al piede. No. Ha fatto quello che doveva fare, stava lì, teneva la posizione. Ha giocato molto corto, Ubaldo, sì. Molto corto. Passaggi brevi, sempre quasi a botta sicura, però quello serviva. E credo che l'abbia interpretato bene. Adesso vediamo magari in una partita in trasferta quello che saprà fare, con degli impegni che probabilmente tatticamente saranno diversi. Ma c'è stato un momento, Mimmo, c'è stato un momento, scusa, che durante la partita Garcia ha cambiato posizione tra Nainggolan e Van Kerr come vertice basso? Beh, subito dopo l'uscita
di Keita ha piazzato di fatto Nainggolan a protezione della difesa, no? Che ha qualcosina anche sbagliato lì, no? Ma Nainggolan non sta bene. Non sta bene fisicamente, quindi non sta bene atleticamente, e non è sicuramente il Nainggolan della passata stagione, ma soprattutto dell'inizio della passata stagione, quando veramente quando giocava male piava 7-7 e mezzo. Però evidentemente l'allenatore, io ero assolutamente convinto che lui non avrebbe giocato contro il Carpi, l'avevo anche detto alla vigilia, secondo me Nainggolan lo fanno riposare in funzione del Bade Borisov, invece l'allenatore evidentemente a lui non vuole mai rinunciare, però si vede che non sta bene il giocatore, si vede assolutamente che non sta bene, però noi dobbiamo fidarci di quelle che sono le scelte dell'allenatore, poi sta a noi eventualmente commentarle, elogiarle o criticarle. E lui sicuramente sa meglio di chiunque altro che la squadra ha bisogno di un Nainggolan anche in queste condizioni. Qual è la cosa che, Ubaldo, proprio ti parlo da un punto di vista, fai un riassunto con gli occhi dell'allenatore, qual è la cosa che più ti è piaciuta della Roma contro il Carpi? Vedo che troppo tempo, vero? Cosa del giorno, dai. No, l'intensità in generale della squadra, La voglia, quella non manca mai, delle volte disordinata, fuori tempo, però la volontà non manca mai alla Roma. Mi è piaciuto, guarda, Gervinho per come è calato in questa partita. Molto... Ecco, ma anch'io sono d'accordo con te nel dire che Gervinho è stata forse la sorpresa più bella in questo caso. Ma secondo te qual è stata la differenza nella prestazione di Gervinho la partita contro il Carpi e quelle precedenti in cui io ne avevo scritte e ne avevo dette di tutti i colori nei confronti del Livoriano? Qual è stata un atteggiamento diverso, la posizione, no, un gioco diverso, la possibilità? Qual è stata veramente la cosa che ha... Il gioco diverso per lui non esiste, cioè il suo gioco e basta, questo è... Prende palla sui piedi, poi lui e poi prende lui la trascina avanti. E poi tu attendi, aspetti quello che, esatto, che succede. Però perché l'altro giorno l'ha fatto mille volte, l'ha fatto tutto bene, ha preso un palo che se fa gol in quella circostanza lì diventa uno dei gol più belli del campionato? E mi ricordo Gervinho a Frosinone, mi ricordo Gervinho a Verona, che era veramente uno che dovevi prendere a schiaffi. La questione di distanza dell'avversario? Ma tutto, cioè inciampava e andava addosso all'avversario. Io l'ho visto un po' incazzato, diciamo così, nel senso che ha voluto giocare una partita anche di personalità, come per dire, mi avete fischiato, mi state bombardate critiche, Mimmo Ferretti soprattutto, e mo gli faccio vedere io che sono capace di fare delle belle cose, e le ha fatte. Io vorrei un Gervinho sempre così presente, sempre così, come le posso dire, veramente incazzato, ripeto, perché mi è sembrato uno che voleva dimostrare un po' a tutti che non è quel gran pippone che avevamo visto e che avevamo descritto nelle partite precedenti. E se Gervinho è quello, Gervinho ti serve, Certo. Non ti serve Gervinho di Verona o di Frosinone, quelli non ti servono, perché che ci fai? Gioca con l'altri, quindi. Però in determinate partite, quando lui riesce ad avere quella presenza in campo così pesante, così importante, è uno che l'andamento della partita te la può ancora determinare. Però io non vorrei che fosse stata un lampo nel buio, no? Fuoco de paglia. È un fuoco de paglia, esatto. Fuoco de paglia. Però dai, ne avremo la controprova già domani sera. Anche uno di questi tipi di giocatori potrebbe essere Iturbe, no? Ma Iturbe io lo vedo sempre molto... non lo so che c'ha Iturbe, mannaggia. Non lo vedo sereno, ecco. Non lo vedo anche, sereno. Anche al gol di Digne, Mimmo, si facevano dare un ascolto. Ho delle foto, sì, che... inchiodano Iturbe che come se fosse incazzato, sì, perché... sì, ma riguardando anche le immagini c'è un gesto di stizza, come a dire che miseria, la palla a me, ma Gabriele, no, perché ha fatto con Digne, no perché non ho fatto io esattamente, sì. La palla stava arrivando a me, dillo Gabriele, perché magari qualcuno poi no, ma che sei matto, capisce male, Mimmo mica non esulta perché ha segnato la Roma, che c'è qualcuno che possa dire guardate che Iturbe manca, esulta, bisogna stare molto attenti. Però ti dico, Mimmo, da un punto di vista psicologico, sì, è più importante il rigore parato da Morgan De Santis, il gol di Gervinho
oppure il terzo gol consecutivo di Salah. Ma insomma Salah... Ah, e l'ultima cosa, Mimmo, il gol di Manolas che riscatta l'autorete contro la Samp. Beh, insomma, riscatta, ma se fosse finita 1-0 l'avrebbe riscattata meglio, insomma. Diciamo che ha aperto la partita, la spianata, fa bene così, complimenti a Manolas, e va bene così. Devo dire che un personaggio che noi stiamo un pochino sottovalutando è Salah. Nel senso, stiamo sottovalutando perché... Se quello che ha fatto Salah, cioè tre gol consecutivi, l'avesse fatti Dzeko, per dire, noi saremmo qui tutti i giorni a mandare canzoncine, i titoloni sui giornali, la Dzekomania e tutte queste cose qui. Invece Salah che fa un gol a partita... È normale. Esatto. Quasi non fa notizia, Ubaldo. Sì, cioè, capisci che ti voglio dire? È vero, è vero. Invece questo è il giocatore che male che batte fa un gol a partita. Ah, oh. Adesso gli è presa così, ma magari poi si fermerà, speriamo di no. Però tre gol consecutivi a Roma avrebbero scatenato entusiasmi indicibili. E Salah ancora mi dà l'idea che non li abbia scatenati. Quindi, dal punto di vista psicologico, la seconda parata, ti ripeto Gabriele, il rigore lo paravi pure te con i mocassini. Sicuro. La ribattuta... è stata una grandissima parata, molto più del parare al calcio di rigore, te l'assicuro. Quindi complimenti a De Santis, e De Santis che sorrideva finalmente dopo tanto tempo, è comunque una bella immagine. Gervinho che solitamente quei palloni li sbatteva o in curva o addosso al palo, li mette nello specchio della porta e fa gol, è anche un bel indizio. Perché io ricordo che nessuno credo se le sia dimenticate le occasioni fallite da Gervinho proprio con palle simili, quando era capace di prendere il palo a porta vuota. Ricordo un Roma-Catania, se non ricordo male. Poi fa un gol, se stoppa male la palla. Sì. No, aspetta, non è che fa un gol con tocco, cioè lui è toliscio col destro e l'ha presa col sinistro. Se ci provi, non ci riesci. E ti fai pure male. Se ci riesci, ti fai crociato, capsula sinoviale, collaterale, menischi, eccetera, eccetera. E comunque, e va bene così, però... Vedi com'è bello anche scherzare quando poi hai alle spalle tre punti, che sono stati tre punti che poi nell'economia complessiva del campionato si stanno rivelando molto molto pesanti. E tutto questo in me acuisce l'incazzatura pregressa della partita di Verona e della partita con Sassuolo. Tu mi dirai, ma allora che poi? Le vuoi vincere tutte? La mia risposta è sì, le voglio vincere tutte. Ma no, perché sono un pazzo visionario... Semplicemente perché io penso che la Roma in questo campionato le può vincere tutte. Perché vedo chi sta davanti alla Roma e non ha la qualità barra quantità della Roma. E allora io dico che... quanti sono? 11 punti, Gabriele? Dove mi... 11 punti da Roma in classifica. Certo. Sì, no, pensavo da qui a... Gabriele Antoni, pronto. Sì. Roger. Sento forte e chiaro. Passo la linea, sono 11 punti. Sono 11 punti, 4 di distacco dalla vetta. Esatto. Per me sono pochi, continuano ad essere pochi per quello che potrebbe dare la squadra considerato il suo potenziale, capito? Però intanto sei lì. Ubaldo, secondo te quest'anno a puzza de culo, diciamo così, nel vedere queste prime 6 giornate? Ci sarà una squadra che si staccherà oppure ci sarà, diciamo, un bel gruppetto in testa fino ai primavera inoltrata? Sì, un bel gruppetto, Mimo. Meglio, no? Sì. Okay, bisogna aspettare poi le discese, capito? Chi ha coraggio. Le discese ardite e le risalite. Però io ti dico una cosa, Ubaldo. Se la squadra che va in fuga da Roma, te ti dispiace? E dopo deve essere capace a mantenerla la fuga. Lo so. E deve dei gregari. Chi c'ha dei gregari? Fatemi aprire una parentesi. Sì. Posso aprire una parentesi? Sì. Allora, i campionati giovanili non contano, no? Perché sono campionati che sono determinati anche dai limiti d'età, quindi non possono avere dei valori assoluti, ma dei valori specifici, sì. La Roma c'ha nella primavera un centravanti che si chiama Sadiq, che può fare 4 gol a partita, ogni partita. 4 gol a partita, ogni partita.
Questo non significa che sia il nuovo Messi della situazione, anche perché non gli somiglia proprio fisicamente, è tutta un'altra cosa. Però significa che la Roma ha in primavera un centravanti sul quale, secondo me, tu Baldo l'hai visto giocare? Sì, qualche volta sì. Poco. Si può lavorare, perché questa è una cosa strana, cioè io non mi ricordo di aver mai visto a livello primavera, forse si è abbassato tanto il livello, non lo so, forse questo è bravo, non lo so. Questo c'ha nelle gambe dai 3-4 gol a partita. Ed è una cosa brutta se ci pensate, eh? Cioè lui ha fatto le solite partite a Napoli 4 gol. L'altro giorno contro il Lanciano ne ha fatti in altri due, non mi ricordo, due. E ha fallito altri 2-3 gol per un Iniesta, si dice Iniesta o Iniesta? Quello è Iniesta. Quello è Iniesta, bravo. Era esattamente quello che speravo tu mi rispondessi. Però occhio, che se Sadic è bravo, a terzino destro la Roma c'ha un fulmine, un proiettile. Un freccia rossa travestito da giocatore di pallone. Lui mi ha impressionato, Mimmo. Mamma mia. Vabbè, non ne parliamo troppo. Mimmo, dai. Tu sei solito leggere gli approfondimenti della UEFA? Sul sito uefa.com, la cartella stampa? Ma se io posso spararmi un pornazzo? No, Mimmo, per preparare Bade Borisov, per dire. Contro vediamo un attimo. Ma preparalo te, Bade Borisov. Perché, ad esempio, me prepari perché leggendo le varie note per quanto riguarda Roma e Bade Borisov, la UEFA dice: Wojciech Szczęsny sarà indisponibile per 4-6 settimane. Ma dai, ma lì a me non... Dopo essersi infortunato al quarto, non credo. Allora, non credo. Ti dico una cosa: quando si è fatto male Wojciech Szczęsny, come lo chiami te, io dissi, insomma, sarà pure un problema grave, però con una subvalutazione. Io ho visto che io personalmente, quando facevo il portinaio in prima categoria, insomma, andate a vedere come giocavo, ma che mi premo un gioco perché mi va male in dita, voglio giocare. Fa un bel antidolorifico, eccetera, eccetera. Poi sono partiti 6 settimane, quasi 2 mesi fuori. E il presidente della federazione polacca che diceva: ho parlato col medico nazionale polacca, mi ha detto che in 15 giorni sta in campo. Ma ve lo ricordate, Boniek, che aveva detto? Sì, Mimmo, sì. E allora contate i giorni, quanti giorni sono passati? Beh, dal 16 da a Barcellona, 15, 16 settembre, oggi è 28, 10. Sono 12 giorni. Allora, 12 perché ci devono di dalle 4 alle 6 settimane? Che è l'effetto Alicico, Uba? Che te l'ha detto Ernestino tuo? E tutto questo, Leb, che è il miglior giocatore del Bade Borisov, sì, che è in testa al suo campionato con 52 punti. Mi di vantaggio? Sì, no, 12 di vantaggio sulla Dinamo Minsk. A 4 turni dalla fine. Russia, oh. 6 turni, no? 6 turni dalla fine. E, ci racconta che Leb... Sì. E Seydou Keita hanno giocato insieme nel Barcellona. Sì. E quindi, cioè, appunto, pure io. Ma non ho detto, No, Mimmo. Non si possono neanche salutare. Si possono manco salutare. Guarda, mi dispiace tanto sto fatto, però sai, perché queste sono belle storie di calcio, Mimmo, sei pronto con i gli porterai saluti. Sei pronto con gli porterai saluti, Riccardo. Sei pronto con i cocoriti? No, nostro bello gagliardo e tosto. Mimmo, sei pronto con i cocoriti? Aspetta, ma preparati. Ho fatto uno in diretta proprio. Perfetto. In esclusiva per voi. Perché Garcia ha già affrontato il Bade Borisov con il Milan. Lo devi proprio di? E ci ha perso. Lo devi proprio. Però ci ha perso in casa. Cioè, quindi noi giochiamo fuori e siamo tranquilli. Bene, no? Poi cioè, guarda, io sono molto preoccupato. Molto più preoccupato se devo andare a affrontare una squadra con la quale ho sempre vinto, Perché nel gioco dei grandi numeri, se tu vinci sempre, poi arriva la volta che la perdi la partita. Se Garcia si è già torto il suo dente, allora meglio così, dai. E pensa che giocavano Leb, Liktarovic, Mozolevski, lo conosco. Poliakov, come no, Oleknovic e Volodko, che sono i due autori dei gol. Domani Mimmo sarà una tragedia la radiocronaca, non la voglio fare. Li chiamo tutti Frank. Gabriele, sì, non la fa. Sai che li chiamo tutti Franco io? Palla Franco a lui, Franco, passa a Franco. Palla a lui, palla ecco, ce l'ha. attenti a te, bene così. Baldo, eccomi, Mimmo. Ma questa è la professionalità che hai
inculcato a sto ragazzetto. Inoculato. Ci sto lavorando, Mimmo. Ho capito, ma a me sa che stai sciopero, però, perché. Mimmo, perché. I frutti del lavoro non si vedono. Mi sto adeguando alla media, capito? Vabbè, altre cose? È un fatto e conto. Vuoi altre notizie? Sì, sì. No, è fatto e conto, è partito. Il Monte Dubaldo è uno stop and go proprio. Ci sentiamo domani. Sempre se Dio vuole. Ciao Mimmo. Ciao Mimmo. La 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 la